si intitola Unità in Movimento, la nuova stagione 2016-2017 del Teatro di Roma. Saranno oltre 400 le alzate di sipario previste per il prossimo anno, con 90 proposte di oltre 55 autori che animeranno i palcoscenici di Teatro Argentina e Teatro Roma. Un intreccio di spettacoli e progetti culturali presentati con orgoglio dal presidente Marino Sinibaldi e dal direttore Antonio Calbi. Vuole raccontare le migrazioni dei popoli, ma lo fa anche partendo dal mito, quindi dall'Odissea, dall'Eneide, ma anche da quello che accade nel Mediterraneo e che è troppo rimosso dalle arti, dalla cultura. Quindi Umanità Movimento in questo senso, ma anche un modo di ripensare l'uomo oggi. La stagione si aprirà con I ragazzi di vita, il celebre romanzo di Pasolini per la regia di Popolizio. Seguiranno nel corso dei mesi 13 percorsi, come il teatro che suona con Paganini e il nuovo concerto di Nicola Piovani, o ancora il teatro per la legalità per accendere i riflettori sulle storie di vita della criminalità organizzata. Non mancheranno poi classici come Natale in casa Cupiello in scena nel periodo natalizio, un viaggio nell'arte tra l'attualità, la musica e i lavori di 62 registi e oltre 300 interpreti. Anche il mio sindaco Virginia Raggi ha preso parte alla presentazione, ricordando l'impegno e la vicinanza al teatro pubblico della capitale, che da sempre è aperto a tutti. La cultura è qualcosa di vivo, che si tocca, che batte, che respira, e Roma deve tornare a far sì che la cultura abbia un ruolo centrale. Ma sicuramente per troppo tempo la cultura è stata un po' schiacciata, e questo non è più tollerabile, non dobbiamo più...